Valditour e Seaurina nevica senza sosta. I nostri sciatori però non si fanno intimidire e sono pronti a dare il meglio di sé anche sotto questa cascata di fiocchi. Buongiorno, volete qualcosa da bere? Una cioccolata per me. Un cappuccino per me. Grazie. Il cosiddetto vicolo cieco più bello dell'Alto Adige riserva agli appassionati di sci nordico ben 50 km di piste variegate. La nostra giornata comincia nella zona del parco naturale, a 1500 metri di quota. Da qui iniziano quattro corsie lunghe da 3 a 15 km, di diversi livelli di difficoltà. Fuori fa molto freddo e nevica, quindi oggi sarà molto buono. Vi propongo degli esercizi semplicissimi, cara Irene, Michael, Irgit e Stefan. Ciao ragazzi, oggi oltre al vostro allenamento normale dovrete fare anche qualcosa per me. Andare avanti a occhi chiusi per 10 metri. Pattinare andando indietro per 10 metri. Dimostrazione delle varie tecniche dello sci di fondo. Buon lavoro e buon divertimento. Io in Val Laurina ho dei bellissimi ricordi, perché da giovane abbiamo fatto con la nazionale due raduni premondiali. Devo ammettere che mi sono allenato molto bene, le piste erano sempre battute, la gente del posto sempre cordiale e si mangia molto bene anche. Vittore, è pronto? Lo so che fuori fa freddo e nevica, è per questo che mi sono fatto il tè, per scaldare un po' l'ambiente. Voi invece menate quelle gambine per fare gli esercizi fatti bene. Mi raccomando, a tutta! Via! Non si vede niente! Avevo paura! Dopo aver svolto i compiti di Christian Zorzi, i giovani protagonisti si concedono una sosta in vanto. Ecco ragazzi, facciamo vedere alle telecamere di Icarus i punti più belli della nostra pista. Abbiamo una bella pista, lunghezza da 3 km fino a 15 km, con belle salite, battuta sia per la tecnica classica e anche per quella libera. Siete pronti a partire? Assieme al maestro raggiungono il nuovo centro fondo per gli ultimi esercizi prima che faccia buio. Ormai la neve scende debole. Lo sci di fondo è uno sport unico perché è impegnativo e fa bene per tutto il corpo. Sono in azione tutti i muscoli che abbiamo, proprio dalle dita del piede fino alle mani. E ci muoviamo anche nella natura e respiriamo l'aria fresca. Salutiamo gli ambassador di Val di Tures e Aurina. Christian, che dici? Come sono andati? Un po' di incertezza quando siete dovuti andare indietro, ma ci stava, visto il tempo. Continuava a nevicare, era freddo, non ve la siete cavata male. Nordic Skier torna la prossima settimana, sempre su questi schermi. Ciao, alla prossima! Dottor Alicia adesso no.